Appuntamento teatro. Ed eccoci con un nuovo rinnovato appuntamento teatro. Caro Federico, allora quale recensione c'hai per noi oggi? Allora, per quanto riguarda il teatro, facciamo la recensione della Carmen, una rivisitazione dell'opera di Bizet fatta, richiesta espressamente da Mario Martone, che ne è il regista, e lo ha richiesto a Enzo Moscato, che ne ha fatto, diciamo, una pièce, devo dire la verità, a metà tra alcune leggende metropolitane di Napoli e, devo dire la verità, anche molto ballerina. In che senso? C'è una parte recitata e una parte ballata, e la cosa che mi ha più colpito è che, non diciamo la trama perché invitiamo i nostri amici ad andarci, perché è ancora in programma, è ancora in programmazione fino al 24 al Teatro Bellini. È meritevole la Yaya Forte, che è l'attrice principale, perché è perennemente impegnata in dialoghi forti, ma anche in balletti che la vedono protagonista. La cosa che più mi è piaciuta è che questa interazione tra la Carmen cosiddetta napoletana e quella di Bizet viene dal fatto che si mette addirittura in risalto alcune scene che noi vediamo, o meglio vedevamo, nelle feste popolari. Cioè, le feste popolari a volte coprivano delle sparatorie e delle uccisitorie, come si suol dire, come un vecchio gergo dell'Accademia della Crusca. E quindi, insomma, non dico la trama, ripeto, però è ben fatto, ben sviluppato, con delle coreografie olografiche che meritano e danno un aspetto interessante, con un cantante neomelodico che va da contorno della trama. E volevo sottolineare una cosa che nel teatro serve molto, cioè l'interazione pubblico attori, pubblico palco, fondamentale. Questa interazione è garantita da dall'orchestra di Piazza Vittorio, che non a caso è motivo di interazione, perché alcuni componenti di questa orchestra, ne parlo su sette elementi, tre elementi erano anche attori, sono saliti in scena, hanno fatto manforte con dei piccoli ruoli. E questo fatto del sali scendi continuo in questa visione interattiva regalata al pubblico regala una fonte di attenzione. Certo. Oggi il teatro, diciamo, regala soltanto questi momenti, nel senso, non quelle vecchie metodologie di teatro non garantiscono più uno spettacolo ben fatto, perché, come sai, Raffaele, anticamente le prime file si addormentavano. Ecco. Anche se c'era qualcosa di interessante e di gioioso, era sistematico che le prime file portavano un sonne pazze praticamente. Ecco. E quindi invece con questa dinamicità di questi tre attori che hanno fatto, diciamo, da spalla alla tutta la commedia centrale, ne sono un motivo, una nota di risalto all'altro coprotagonista, Roberto De Francesco, che nella vita reale è stato proprio marito di Yaya Forte. Questo è un motivo di gossip. Certo. Adesso sono comodamente divorziati. Oh. E quindi devo dire la verità, ottime le luci, le scene, praticamente anche la coreografia, che comunque era semplicistica, ma una nota in merito va fatta, perché sono due blocchi di cartapesta che si aprono e si chiudono a livello delle vecchie case che facevano di Barbie Big Jim, con i contenitori ben fatti, con dei tavolini addirittura saldati ben fatti. Quindi devo dire la verità, una nota di merito va anche alle coreografie. Certo. Per questa recensione è tutto, e chiudeva anche la stagione teatrale del Bellini come ultimo spettacolo recensito, e quindi adesso ci toccherà recensire dei spettacoli all'aperto e altro genere di spettacolo che merita la nostra attenzione. E quindi chiudo con questo applauso a Mario Martone, di cui non c'è bisogno di fare ulteriore menzione, perché il pubblico ha sempre gradito le sue contaminazioni tra le opere e i vicoli della Napoli. Quindi ancora una volta si è dimostrato capace di saper fondere le due ideologie, cioè da opera da commedia teatrale a diciamo finestra di uno spaccato della napoletanità di un tempo che adesso non c'è più. Vabbè,
Un applauso al buon Martone. Perfetto. Penso di aver, diciamo, sviscerato al meglio. Non dico la trama, ripeto, perché è giusto dare una possibilità a chi ricordiamolo, va. Quindi al Bellini. Al Bellini dal 12 al 24. Quindi Carmen, siete ancora in tempo. La Carmen con protagonisti Iaia Forte e Roberto De Francesco. Praticamente quindi ora siamo al 21, quindi orientativamente rimangono... Fino a domenica. Fino a domenica, insomma, quindi ancora qualche giorno. Andate perché merita, non solo perché ci ha detto, ecco, il no, e merita perché ci ha detto tutto Federico, è ma filante, merita di per sé. Sì, merita di per sé perché è uno spettacolo che non annoia, nonostante i suoi 1 ora e 15 di durata, senza intervallo, comunque si segue gradevolmente. Certo, poi ci sono spettacoli che magari durano di più, sono tremendamente pesanti, sì, non vanno mai al punto. Pausa. Io ho assistito, e non l'abbiamo recensito, alcuni spettacoli veramente poco edificanti, non facciamo nomi, però c'è anche quello, insomma, purtroppo. C'è di tutto e di più. Nel teatro bisogna stare alle società di produzione, quindi loro, se lo, come si suol dire, se lo piangono e se lo godono di rispetto ai risultati. Però, se la cantano da solo. Esatto. Certo, comunque a noi piace il teatro ben fatto e recensiamo solo quello. Chiaramente non solo quello. Meritano, sì. Se ci sono delle recensioni negative, noi siamo i primi a sviscerarle. Positive e negative senza nessuna prevaricazione, limiti. Cercando di dare un apporto per la miglioria, perché comunque non sono critiche negative, no. Siamo come i critici di Sanremo. Siamo critici teatrali, o meglio, io sono critici, nelle duplice veste di attore, e quindi insomma cerco di dare una critica positiva, non si tratta, certo, è costruttiva, mai fatta, diciamo, per voler male.